Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy e siamo finalmente arrivati al santuario di Guzza. Nella puntata scorsa abbiamo sconfitto il padre di Irieth, o per meglio dire Kisala, con una storia abbastanza particolare. Ci ha spiegato di raccogliere questi cristalli che vengono scatenati appunto dalla purezza del nostro cuore, e quindi adesso abbiamo ottenuto il primo. E quindi adesso dobbiamo ottenere gli altri. Per cui andiamo avanti con diciamo la storia. Stiamo un po' insieme a esplorare il dungeon e poi stacchiamo. Look, Chester. This must be the Golza sanctuary that Dad mentioned. Wow. This place feels really strange. Ok, quindi siamo entrati finalmente nel nuovo dungeon, se così si può dire. Tra l'altro guardate la potenza di questa spada, che è solo livello 40, ma guardate che ogni colpo leva praticamente 700, che è una cosa paurosa, a dire la verità. Cioè, boh, non so se è perché appunto la spada è, non lo so, veramente particolarmente forte. Allora, chissà, l'ha potenziato le scarpe. Vediamo se ne avevo delle altre. Sì. Perfetto. Così le facciamo potenziare. Dovrei potenziare le armi anche degli altri, ma per potenziare le armi degli altri ho un metodo abbastanza easy, che non so se spiegherò, perché comunque non credo che ci sia tanto bisogno di video dettagliato di spiegazioni. La cosa è molto semplice, si torna indietro nelle prime mappe, dove i nemici vengono sconfitti praticamente con un colpo di pistola di Juster, in modo tale da avere molti più incontri rapidi e al tempo stesso avere una rapidità diciamo, nell'affrontare nemici, nello sconfiggerli, e quindi permettere alle armi di crescere in maniera molto più rapida. È abbastanza intuitivo come metodo, quindi non credo che ci sia bisogno di un video tutorial dove bisogna spiegare un'ovvietà. E tra l'altro sì, si può fare, cioè l'esperienza che un'arma raccoglie non dipende dal livello dei nemici che sconfigge, ma appunto dalle battaglie. Quindi ogni tot battaglie le armi che si possiedono hanno un'esperienza, raccolgono un tot esperienza. Indipendentemente dal livello dei mostri che sconfiggiamo o la quantità dei mostri che sconfiggiamo. Quindi ritornare nei vecchi posti, dove ovviamente i mostri sono decisamente più deboli, con l'equipaggiamento e con i livelli che soprattutto si vanno a fare durante il gioco. Oh, bastone di cristallo, questo finalmente è utilissimo per Juster, perché, esatto, possiamo potenziare l'attacco e adesso mi mancano soltanto i sali minerali, che in realtà potrei acquistare anche nei negozi, se non erro male, perché dovevano esserci nei negozi i sali minerali, quindi finalmente posso potenziare Juster ancora una volta. Però vabbè, se li ritroviamo durante, diciamo, durante la strada, va bene, altrimenti nada. Cioè, guardate questa spada quanto danno fa. Cioè, con una rotazione di Juster completa, shotta un nemico praticamente. Cioè, mi conviene adesso di più utilizzare la spada anziché utilizzare la pistola. Cioè, è finita al contrario praticamente. Acqua benedetta, ottimo, perché mi serve, è molto utile. Quadrifoglio, ottimo item anche questo. Aspetta, lì c'è un forziere, ma l'ho aperto. Da quest'altro lato non c'è nulla. Ok, proseguiamo. Diciamo che non mi faccio grossi problemi per quanto riguardano forzieri, eccetera, eccetera, perché tanto una volta ottenuti tutti i teleport, mi posso andare a esplorare tutti, diciamo, posso esplorarmi tutti i forzieri che non ho visto prima. Ah, ma questo si fa tramite la pistola fendibarriera.
Allora, diciamo che in realtà la pistola fin di barriera dovrei anche maxarla, perché in realtà è da inizio del gioco che non ho maxato completamente appunto la pistola fin di barriera. Quindi di per sé, diciamo, tenermela un po' addosso per maxarla non sarebbe così male. Anche perché tanto faccio decisamente più danni con. Ok, no, qua no. Qua utilizziamo la pistola, così possiamo fare danni da lontano. Visto che dobbiamo vincere senza subire danni, qua la pistola mi serve assolutamente. Bella Chisala che butta giù tutti quanti. Ok, questo è fatto. Qua iniziamo. Ok, restiamo qua in disparte. Queste sono le sfide più semplici da compiere, perché comunque vedete, basta che spariamo con la pistola da lontano, siamo abbastanza easy. Allora, linfa vitale qua. E l'elisir lo utilizziamo su Zegram. Allora, Zegram ha maxato la sua arma. Allora, qui facciamo prima l'equipaggiamento, quindi combiniamo, vediamo un po' cosa riusciamo ad ottenere adesso con 1 e 2. Forse, ah, ok, riusciamo ad equipaggiarla. Pensavo di non riuscire ad equipaggiarla. Ottimo. Livello 48, perfetto. Questi sì, li posso unire volendo, non sono tanto distanti come i livelli. Poi va bene, lì la spada ancora si sta potenziando, sta maxando. Ok, allora controlliamo che qui non ci siano forzieri o robe strane, perché perderli è praticamente un attimo. Proprio uno schiocco di dita. Vabbè, però, madonna mia, proprio mi rompete completamente l'anima. Madonna, questa spada è veramente fortissima. Non so se è perché Juster è diventato estremamente forte o perché effettivamente la pistola, diciamo, la spada, non la pistola, proprio la spada è diventata OP. Cioè, io mi ricordavo che questa lama, diciamo, che la lama del deserto finale diventasse OP, però non ricordavo così tanto in realtà. Se devo essere sincero, non ricordavo proprio così potente. Allora, qua non, che questa credo che tra l'altro sia la strada giusta, forse, quindi non vorrei effettivamente, non vorrei trovare la strada giusta, vorrei proseguire verso la strada secondaria. Allora, chissà, l'ha maxato. Chissà, l'ha maxato la sua arma. Noi ne abbiamo già un'altra pronta, che è questa. Esatto. Tra l'altro, Kisala e Zegram a breve potrebbero anche essere sostituiti, perché comunque, diciamo, non ho più bisogno di potenziare troppo le loro armi. Ecco, questi. Pistola fendibarriera. Allora, qua devo disintegrare le barriere. Di questo pure. Ok, abbiamo. Mi sa che l'abbiamo. Esatto, abbiamo aperto tutte le difese. Quindi va benissimo. Sì, questi dove bisogna aprire le difese con la pistola fin di barriera sono un po' una rottura di palle, se devo essere sincero, però niente di che. Allora, anche Zegram ha maxato le armi, vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ogni volta che devo maxare le armi, sono veramente come un bambino al parco giochi. Cioè, non vedo l'ora di poter maxare armi, di poter fare gli inciuci. 45, nice, sciabola fantasma. Ok, a breve comunque mi sa che. Madonna
Madonna mia, guarda qua quante armi ho da fare per Jupis. Madonna, Lilica. Lilica è un'altra che devo potenziare in maniera abbastanza pesante. Beh, a dire la verità, devo potenziare tutti in maniera abbastanza pesante. Quindi diciamo che non si può scappare al destino, se così si può dire. Quindi. Però avere il pensiero di maxare è abbastanza importante. Madonna mia, quanta potenza in questa nuova spada di Juster. Devo essere curioso perché possibilmente con le altre armi a livello 45, eccetera, che ho, magari faccio più danno. E lo scopriremo tra poco, anche perché tra poco dovrò cambiare l'arma. Ah, ok, era la stessa strada praticamente. Però controlliamo lo stesso, rifacciamola un attimo indietro per vedere se ci sono forzieri che abbiamo lasciato in sospeso. No, a quanto pare no, non ce ne sono. Comunque, ripeto, non bisogna fare troppa, diciamo, non bisogna avere troppo pensiero per quanto riguarda i forzieri e i tesori, perché qui comunque tutti, diciamo, tutti i teleport si riescono a trovare subito, cioè durante la prima run. Non abbiamo bisogno di riesplorare il pianeta per appunto permetterci di ottenere tutti quanti i teleport. Quindi possiamo ottenere tutti subito, quindi non è un problema. Allora, abbiamo maxato l'arma. Qui utilizziamo l'elisir. E lì c'è un forziere che l'ho già visto. No, ho sbagliato, scusatemi. Alleati. Ok, iniziamo adesso a fargli maxare. Ecco, l'indemoniata, che è un'altra arma che in realtà ho già avuto. Però l'ho ricomprata proprio perché voglio maxarla e darla in pasto, se così si può dire, per unirla con la spada del Re Libra. O comunque per unirla, per tentare di unirla con la lama del deserto. Che non mi ricordo se c'era uno step dopo. Vedete, questa, guardate, fa 500 come danni nonostante sia livello 45, mentre invece quella che avevamo prima facevo 700-800. Questo perché? Perché comunque quando Juster diventa, diciamo, il re della galassia, sblocca questi poteri, no? Quindi sblocca la possibilità di avere il pieno controllo, il pieno potere su quest'arma. Diciamo, è l'unica cosa che è fondamentale da questo punto di vista. Linfa vitale che purtroppo ogni volta che devo buttare le linfe vitali mi prende un colpo al cuore. Perché sono talmente rare, talmente forti che ti dispiace proprio buttarle. Proprio ti dispiace, ti senti male proprio. Allora, qui c'è il primo salvataggio. Allora, non credo che qui ci siano altri forzieri, o almeno io non ne ho visti. Sono curioso di vedere se effettivamente potrò unire questa spada con la lama del deserto. Anche se io credo di no, credo che ormai la lama questa qui abbia raggiunto il massimo. Vabbè, però se mi pestate così come l'uva, non ha senso. Allora, qui c'è un bel salvataggio, tra l'altro. Bel salvataggino, con tanto di teleport che è cosa buona e giusta. Allora, tra l'altro i forzieri si notano anche abbastanza facilmente, quindi non è che ci sia problema di perdere effettivamente, ci sia il timore di poter perdere i forzieri, cioè sono di un colore verde abbastanza acceso, tra l'altro, in un dungeon che è abbastanza scuro, quindi non è difficile perdere i forzieri. Però sapete, io sono abbastanza particolare come player. Magari noto dettagli che altri non notano e poi mi sfuggono altre cose. E quindi lasciamo perdere. Antica pergamena 3. Che quello ho l'impressione che sia un mimic, quindi non lo voglio aprire per ora perché mi secco.
a dire la verità, un po' mi secco a dover affrontare un Mimic. Diciamo che già sto tenendo tante lotte. Cioè, diciamo, sto facendovi vedere tante lotte e non sto tagliando. Per una questione mia personale, in realtà, non ho una motivazione. È semplicemente perché mi va mettere anche un po' più di gameplay, e non soltanto video, perché sennò farei il montaggio cinematografico e arrivederci, grazie. Allora, questo è entro 25 secondi. Abbastanza difficile a dire la verità. Anche se in realtà forse ci riusciamo. Sì, ci riusciamo. E quindi stavo dicendo appunto che voglio mettere un po' più di gameplay all'interno del gioco, quelle che siano le lotte, anche se faccio dei video un po' più lunghi. Alla fine ci può stare, d'altronde un gameplay è questo. I combattimenti qua non li salto perché, ripeto, sono molto più scorrevoli, sono molto più belli da attenzionare rispetto comunque ad altri giochi di ruolo dove i combattimenti comunque sono una rottura di palle. Dove appunto bisogna fare determinate cose ogni volta e quindi è una rottura di scatole. Poi i combattimenti, a mio avviso, poi magari potrò anche sbagliarmi, sono molto più lineari, molto più belli proprio da vedere dal punto di vista anche, diciamo, registico, se mi concedete il termine, anche se forse è un po' azzardato da parte mia, però mi sento di poterlo dire. Allora, scarpe maxate per Kisala, quindi uniamole subito. Vediamo cosa ci producono. Livello 46, livello 47 sono praticamente lì. Cioè, forse. Ah no, ok. Pensavo ottenessi un'arma che non, da non poter utilizzare. Rose confetto Z, livello 48 addirittura. Sono anche curioso di vedere questi due insieme cosa mi daranno. E poi dopodiché, appena avrò maxato anche queste armi di Kisala, anzi appena avrò craftato quelle armi di Kisala, la sostituirò. La sostituirò e metterò Lilica perché devo potenziare anche lei. Anche Zegram a breve farà una sostituzione. Purtroppo. L'unico che non sostituisco, ragazzi, è Juster, ma l'ho già spiegato in un altro video il perché. Juster in realtà non lo sostituirò mai praticamente all'interno del gioco, sia perché è il protagonista, quindi mi sembra un po' una porcata sostituire il protagonista, e poi anche perché mi serve un personaggio forte in modo tale da poter carriare tutti quanti gli altri. E poi detto così, da carriare sembra bruttissimo, ma in realtà è un termine abbastanza tecnico, quindi sono abbastanza contento di poterlo utilizzare. Da to carry, no? Quindi prendere in consegna, no? Carriare. È bello come noi italiani riusciamo a rendere inglese o comunque a trovare della terminologia inglese anche dove non esiste. Cioè, è un talento questo. Cioè, la licenza poetica che riusciamo a prendere in certe occasioni è veramente fenomenale. Allora, andiamo ancora un po' avanti, insieme, ovviamente, perché comunque mi rendo conto che dopo un po', per chi non gioca, diciamo che tutto questo può diventare un po' stucchevole. Però ero convinto di raggiungere la prossimità di un video o comunque di un'interruzione, invece a quanto pare no. Per cui, dato che l'esplorazione a quanto pare si prolunga ancora per un po', ne approfitto per esplorare per conto mio e poi ci vediamo appena avremo un'interruzione pubblicitaria. È anche difficile, tra l'altro, trovare qualcosa di cui parlare, perché non è facile parlare sempre del gioco, parlare sempre delle stesse cose. Cioè, a me i gameplay comunque piacciono, mi rilassano, anche perché posso parlare d'altro.
Quindi allora, bottega, vediamo cosa mi dai tu. Allora, le pozioni, sali minerali, bene, ne compriamo 5, questi sono ottimi. Poi incenso, estintore, capelli di medusa non li posso prendere, specchio riflettente, pompa ciclonica, no, Eureka 2, allora no per ora. King of the Beasts. Armi, ah ok, soltanto per chi sala, vabbè, ok, buono, meglio di niente. Allora, sali minerali, utilizziamoli subito come Eureka per Jaster, così finalmente potenzia attacco numero 3. Diventa ancora più bestia il nostro Jaster. Aumentiamo l'attacco anche degli altri, guarda che figata. Sti sali minerali sono una bella trovata. Addirittura potenzia attacco 3 di Zegram completo. Wow. È la prima volta che mi succede di completare tutto in una volta così. Potenza e difesa 1, questo fulmine 2, no, potenza e difesa 1 direi che è più importante. Non ho mai potenziato la difesa di Zegram ora che ci penso, infatti già difesa 2 la possiamo maxare tutto in una volta. Che bello poi il riferimento di potenziare la difesa con la banana, perché comunque la banana contiene potassio. Quindi ti dà una sorta di difesa tecnicamente dai crampi, eccetera, eccetera. Non so se è una cosa voluta o studiata questa da parte di chi ha sviluppato il gioco, però mi piace. Anche l'idea di poter unire medicina e comunque cultura generale è sempre una cosa che fa piacere. Allora, io direi che comunque per il momento posso fare un taglio. Non ha senso continuare a farvi sorbire la mia esplorazione, e poi ci vediamo nel momento in cui riusciamo finalmente ad avere un'interruzione o comunque un video o qualcosa di importante. Oh. Hey, Digo. What the? An illusion? Hey there, Digo. I haven't seen you around lately. Are you getting the hang of that military work? Huh. This guy started passing all the top class training routines as soon as he joined up. He's on the fast track to being a military elite. But this is... Have I gone back in time? Just how long are you planning on standing there in the doorway? Here. You know, as it happens, I have something to give you. Hmm? Remember? Back in the academy? The bet we made? That if one of us were to die in battle, whoever survived would take the other's coin. He'd keep it his whole life, as a reminder of the other. That way it would be as if the two of us were fighting together, till both of us were gone. That's right. You've hit the nail on the head. It was a cheesy testament that we made to our friendship. Therefore, this coin here belongs to you. What do you mean? Sorry. I've got to be heading out. Oh. Never die, Digo. I'm really glad I met you. You and Angela were the only people that ever meant something in my life. Digo, Angela, goodbye. Take care, Gail. Is Gail? Yes,
He's gone on a journey to a place everyone will wind up one day. But before he left, he managed to reclaim everything that he had lost. I will fight on, my friend. And no matter how strong my foe, I will defeat it. After all, with both of us fighting, there's no way we can lose. Ecco. Questa è la parte dove adesso otterremo tutti i vari Dregelium. Vedete un po' come la parte centrale della mappa si snodi in diversi, diciamo, in diversi modi? Esatto, ognuno di essi sarà un collegamento per un Dregelium diverso. Adesso la cosa fondamentale che volevo farvi vedere adesso è che finalmente possiamo togliere quel fastidiosissimo bug di Digo. Perché la moneta che abbiamo ricevuto e che dobbiamo incastonare qui per la nostra canzone finalmente è... Come? Ah, ecco. Adesso finalmente la possiamo inserire, perché non era la moneta dell'ufficiale, ma bensì la moneta ricordo. Quindi finalmente possiamo togliere quel fastidiosissimo bug che faceva praticamente illuminare sempre e comunque il l'eureka di Digo. Adesso possiamo finalmente veramente gestire tutti gli eureka come vogliamo noi, senza avere quel fastidiosissimo brillare sempre e comunque, che veramente mi dava abbastanza fastidio, se devo essere onesto. Però finalmente ce l'abbiamo fatta. Comunque, proseguiamo il nostro viaggio, perché in questa puntata appunto andremo a recuperare tutti quanti i Dregelium. Sicuramente riesco a metterli tutti insieme i Dregelium, perché comunque sono filmati che non durano tantissimo, più la parte di gameplay che abbiamo fatto precedentemente, e poi creiamo appunto un unico un unico episodio. Per cui vado avanti e ci vediamo con l'ottenimento del secondo Dregelium. Raul, can I ask you something? If I go into space one day, what would you do? Would you come with me? No, I like this planet just fine. I'd wait here for you to come back. Okay. Going up into space has always been my dream. And now here I am, just as I'd hoped I would be. So many amazing things awaited me here, just like I'd always imagined. How long are you planning on standing around? Why not come over here and have a seat? Huh? Are you talking to me? Who else? How do you feel about space now that you've seen it? Well, let's see. It's just as fantastic as I pictured it to be. My life here is full of suspense, excitement, fear, and lots of fun. And I can feel it all so deeply. Ah, so your dreams come true then. Yeah. So you mean your dream was just to go up into space? That's boring. What? My dream is more than just going into space. I'm going to change the universe. Because, like, there's not a lot of food on this planet. I bet that somewhere out there, maybe there's a plant that can grow in the desert, you know? Or maybe a medicine that'll cure any sickness.
or a weapon that'll drive out all the beasts at once. Who knows? Space has a lot of possibilities. So that's why I'm gonna go out there and do whatever I can to make all the planets better places. That's my dream. What do you think? It's way bigger than yours, huh? How could I have forgotten? My childhood dream wasn't just to go into space. I wanted to accomplish so much more. As I grow up, I'm forgetting my childhood dreams, one by one. But some dreams shouldn't be forgotten. Okay? What's wrong? Oh, nothing. I just hope all your dreams come true. Uh-huh. So, you've remembered. There is much left for you to do. Make this child's dreams, your dreams, a reality. Go now, Jester. Mm-hmm. Excuse me. Yes? What is it? Would you be able to tell me where Gate 18 is? Gate 18? It's over that way. Do you know how to get there? Oh, I'll find my way somehow. Are you traveling too, miss? Yes, I sure am. I'm on a trip to find happiness. Right now, I'm just waiting for my traveling companion. Oh, there he is. See? Over there. Ah, yes, I see. He looks like a fine fellow. Now, that's a man who can make you happy. I can tell these things. Well, I've taken enough of your time. I'd best be on my way. Wouldn't want to make him jealous, am I right? Thanks again. You take care now. You too. Bye. Save that old geezer. Why? We were supposed to go on a trip together. Why did you have to do it, Jane? Zegrim. Jane, is it really you? I didn't die in vain, Zegrim. I saved that old man. I don't regret that. Besides, what would you have done if you were in the same situation? I know you, Zegrim. You would have done the same thing I did. That's the kind of person you are. Always acting tough, never showing your true self to anyone. Zegrim, that's why I fell in love with you. Jane. I never once heard a straightforward word pass your lips. But now, at last, I want to know how you really feel. I want to know your true feelings towards me. How I really feel? What do you mean by that? Fine. Fine, I get it.
I'll tell you, all right? I don't know. It's just that, well, I'd never loved anyone before. Jane, you were the first woman I'd ever cared for. I loved you. I wanted to be with you forever. You were the only thing that mattered. But you... Thank you, Zegram. Me too. I wanted us to be together forever. Thank you. But now we must part, Zegram. I know you'll be able to love again. You have such a big heart. Here, this is for you. Farewell, Zegram. Jane! Wait! Don't leave me! Jane! Surpassed all life forms. My powers are infinite. Mere humans like you could never defeat me. If only it weren't for these silly Trigellums, the galaxy would be blessed with eternal peace. Time to face the true humans. Queen's lackeys! How impudent! Hey! Jester, my boy! Burton? And that robot? Ragnar! Listen here, robot. This isn't getting us anywhere. Can't you do something? How about you unleash some of your ancient power, eh? I have drawn energy from all of Mareglint to construct a barrier. Brilliant! Whatever you just said, then let's do that! Woohoo! What
precisely did you think this would do to me? No matter. Your power won't last long anyway. And when it runs out, it's the end of the line for you all. Burton, how did you get here? No time to talk now. I'll explain everything later. The Queen told me all about you, folks. I have used the power of Marigland to form a barrier. Even Mother will not be able to harm us. For a while, anyway. Come, we must hurry. There are still Dregelums to be collected. The final battle has already begun. Yep. Come on, robot. Let's get out of here and go tell the Queen! Mommy, why isn't Daddy coming back home? He has a very important job. What kind of job? Well, darling, his job is so complicated, you and I just wouldn't understand. Chie, Miyoko. It's late. Go to sleep, Chie. Aw, already? Now be good, or Daddy won't come home. Okay. I'm sorry, Miyoko. Please forgive me. I'm not the show I used to be. I didn't want you to see the pitiful new me. I'm so ashamed. On that fateful day, the explosion in the research lab, it took my face, and it also took away my humanity. And now, in my disfigured form, I could never stand before the two of you again. Darling, I didn't fall in love with you just for your face, you know. What? You can hear me. Your company informed me about the horrible accident. They told me why you might not come back. And after all these years, knowing you the way I do, I know how proud you can be. So I understand why you didn't want to show your disfigured form to us. But we're both still here, and we're waiting. We're waiting for you to come back home, and to tell us all about it. Oh, darling. Miyoko, you see right through me, don't you? You always have been able to, I guess. I've been thinking only about myself. I never once considered how you and Chie felt. And I certainly never thought that the two of you might be waiting for me. I've been such a fool. And a gutless fool at that. Oh, I'm such a coward. I was afraid you'd be disgusted just by the mere sight of me. But for all that, I still love the two of you. That's the truth. Nothing can change how I feel about you both. And no one can ever take that away from me. As soon as this battle's over, I promise, I'm coming home. I swear I will. Please, wait for me just a little while longer. Miyoko, Chie. Huh? What's this?
show. Miyoko. The greatest treasure in the universe was right under my nose. Wait, I remember this. Lilica! Mary! We have enough now. Let's go back. But there's still so many of them. I know there are. But we wouldn't be able to eat them all. Remember, girls, we're not the only ones who live in this jungle. We have to leave some for the others. Do you understand? Oh... These berries are your favorite, aren't they, Miri? If you want more, I'll give you some of mine. Just forget it. What kind of pig do you think I am? Oh, okay then. Right. That's it. That's exactly what happened. I was so scared, I couldn't move a muscle. I never even stood up to that monster. I twisted my own memories just to avoid facing the truth. That day, I was so scared. So scared. I couldn't do a thing. I didn't have the courage to look death in the eye. I wasn't even brave enough to accept the truth. Not even that. Forgive me, Mother. Mary. Mother! Lilica, don't blame yourself. Look how many people you've protected so far. You have become an outstanding warrior. I can't tell you how proud I am of you. I'm sorry, Mother. I wasn't able to save you. But I'm not about to run anymore. I will fight until the bitter end. What good is a warrior who can't protect what's precious to her? Lilica, the time has come. You have a strong heart that can accept the truth. Here, take this. It's yours. You've earned it, Lilica. May you become a great warrior, ever triumphant. My daughter, I shall always be watching over you. Mother! My time-space warp system is almost complete. Time for a little siesta. Mm.
Forgive me, Jupas. As your assistant, I've always admired and respected you. But today, I have no choice but to disobey you for the first time. What? Tony, you mean... This device has a critical flaw. I've told you about it time and time again, but you never listen. If it's released as is, the next public trial will definitely end in fatalities. And you... You've always taken such pride in yourself and your work. I know that a failure like this would make you quit your research altogether. I've been doing this research with you for 10 years now. This is our dream, both mine and yours. I love this work just as much as you do, but this device isn't fit for release yet. You're a genius, Jupas. I'm certain that one day you'll discover a way to correct this defect and make our research a success. As long as you don't lose your pride as a scientist. All these years I've been able to work beside you. I'm so grateful. Huh? What the? Oh, I'm so sorry. I didn't mean to... You've just done! Please forgive me. I'm such a klutz. I take full responsibility. You idiot! You're fired! Do you hear me? Get out of here! You did that on purpose, Tony? What in the world were you thinking? Huh? Oh, no! Did I do this? Tony was absolutely right! This design has a fundamental, critical flaw! Why didn't I notice it myself back then? Because I stayed up working for a week straight? Not very likely. I'd never make a flub like this, even if I were exhausted. So, that means... I didn't want to admit to a mistake my assistant pointed out. My pride wouldn't let me. So I just pretended I didn't see the flaw at all. Oh, what a pitiful, petty man I am. And still, Tony saved my life as a researcher. I lost my best assistant. All for my scientist's pride. Oh, what have I done? Jupas, I see you finally realized what true pride really is. Tony, I'm so sorry. I have no regrets. The 10 years I spent working with you, Jupas, it was the most thrilling time in my life. Me too. Jupas, I never had what it took to do research by your side. I pushed myself to exhaustion. I did everything I could to try to keep up with your talents. But you taught me so much. The power of a strong heart to make the impossible possible. A scientist's pride. Here, take this. Huh? With me again. We'll get that research right this time. Together. It's okay. No one would want to be my assistant now. No. I'd be happy to. I bet you can complete that project now. I'm sure of it. Why don't we give it a shot? The two of us. You mean you've forgiven me?
Either way, I'm the only assistant the scientific genius Jupus Tuki Magano has. And it's going to stay that way. Tony, I'll be waiting for you with some gourmet coffee. Is this a vision? Funny, robots don't usually have visions. Wonder what's going on. Mark, I'm gonna keep working hard. You'll see. I'll be turning out inventions left and right, just like the old days. Doctor, still mourning Mark, I see. I guess Dr. Picacho really needs his son. It's so sad. No, Steve. That's not it. Huh? Mark? Take a look, Steve. And this one is nearly finished, too. I'm so excited. I must have had a little too much to drink. I should know better. What? It looks just like a human. Dad could see what was coming. He knew we wouldn't have much time left together. So, he went to work and started preparing for a new life. That's Dad's new life. What he's working on over there. Huh? What do you mean? He put my memories in you, Steve, and made you experience lots of stuff. But not just because he misses me. He did it because he wanted to perfect his new robot, too. You see? He's making that one for you. Do you understand now? That's your new body, Steve. What? My new body? You always wanted to be human. And that way, Dad would be able to love you just like he loved me. Right? Well, more than anything, that was your greatest desire. And Dad, he knew that. That's the reason he started making it for you. You're right. I did want to be like a human. I always envied you, Mark. You see, it wasn't just you who had this desire. It turned out to be Dad's dream, too. Dr. Picacho's? What he wants is to set out on a new life with the two of you. That is the dream that you two share. That strong hope, the power that you both have in your hearts. Here, this is for you. Dad's not looking back at the past anymore. He started moving on toward the future. There's no need to worry about him. Well, I guess this is goodbye, Steve. Mark. I want you to take care of Dad, since I can't. Mark! Ok ragazzi, ci siamo. Finalmente abbiamo ottenuti tutti i Drigellium. È stata veramente una vera rottura di palle. Non volevo dirlo in una maniera così diretta, ma in realtà veramente una vera rottura di palle. Per cui
procediamo verso la fine di questo immenso dungeon, che a quanto pare ci permetterà di ottenere l'arma finale per poter sconfiggere madre. Vediamo un po' di che cosa si... vediamo un po' di che cosa appunto si tratta. Ah, here you all are. Very good. I'll combine your Dragellum's power from your hearts and fashion them into the ultimate sword. Are you ready? Good. Then I shall begin. Anohama via Cycros. Hanam la Ziram. Lul Molzega Theo Roseth. O ye spirits connecting wind and sky and land, make these holy lights born from noble souls into one and bestow upon us the ultimate unstoppable sword. Grant us your power! Wow. So that is the Dragellum sword. It is complete. This is the Sword of Souls, made from Dragellums. The sacred blade, Zeo Cycros. It may be able to defeat Mother. It is our last hope. Now, Jaster, take this sword and win back a future for our entire galaxy. Zeo Cycros. What a beautiful sword. Ok, e a quanto pare abbiamo ottenuto la spada Zeo Cycros. Andiamo a vedere subito come è combinata. Eccola qui, livello 44. La manifestazione fisica del potere del cuore è l'unica speranza per sconfiggere madre. Quindi questa è la spada finale. Ora io però mi ricordo che questo in realtà è il dungeon finale. Quindi io credo che siamo veramente vicini a quello che sarà per l'appunto lo scontro finale. Però proseguiamo un altro pochino. Andiamo un po' avanti così per conto nostro, perché io veramente ricordo che questo è il dungeon finale. Io le ricordo, esatto, covo di madre. Io la ricordo molto bene questa zona. E la ricordo bene proprio perché era il punto da dove io caricavo il mio salvataggio quando volevo rigiocare così un pochino per conto mio. E sì, praticamente io mi ricordo che ripartivo da qua e poi andavo in giro per la galassia. Quindi non so se effettivamente voglio sconfiggere adesso madre, anche se mi ricordo che dopo madre in realtà il vero finale del gioco si sbloccava dopo. Quindi diciamo che in realtà ci sarebbero tante altre cose da fare. Tra l'altro qua mi stanno suonando come una zampogna, perché io voglio fare lo splendido. Qua ancora non sono riuscito a buttarlo giù. Ecco, adesso finalmente riusciamo noi. Quindi non lo so effettivamente cosa voglio fare, perché in realtà dovrei terminare la puntata, visto che comunque è stata abbastanza lunga con tutto, diciamo, il raccoglimento dei Dragellum eccetera eccetera. Però al tempo stesso volevo andare avanti verso quello che era il covo di madre, per poi salvare alla fine del dungeon e goderci tutto lo scontro finale. Quindi mi sa che faccio proprio così. Faccio il taglio qui e ci vediamo appunto prima di salutarci della battaglia finale. Prima della battaglia finale vedremo.
Don't. Allora, ci siamo. Per voi sarà passato un secondo, mentre invece per me è passata un'eternità. Anzi, per la precisione, sono passati addirittura 2 giorni. Perché, come avrete potuto notare dal video, ho recuperato tutte e 3 le chiavi del gioco. Quindi la chiave della terra, la chiave delle stelle e la chiave del sole. E successivamente sono andato in giro su tutti i vecchi pianeti, ovviamente per chi mi conosce lo sa, a fare un backtracking pazzesco per recuperare tutti gli oggetti che mi sono sfuggiti. Se vi faccio vedere appunto tutti i materiali che mi sono sfuggiti, potrete notare comunque che ci saranno in futuro. Ora non ve le faccio vedere perché sarebbe un po' fuorviante, ma ci sono degli abiti nuovi, ci sono delle armi nuove e ci sono comunque tante altre robette che sicuramente vi farò vedere nel prossimo episodio. Tra l'altro, dal prossimo episodio, cioè il prossimo episodio, comincerà proprio con l'officina. Quindi finalmente vedremo l'officina in azione. Anzi, mi ci collego un attimo giusto per darvi l'idea. Ci collegheremo finalmente con l'officina, quindi la prossima puntata comincerà da questo, da essa anzi, dove appunto inizieremo a sviluppare i primi prodotti presenti all'interno di essa. Quindi sarà veramente veramente figo. Ok, si è connesso, no? C'è stato un attimo di tentennamento, non capivo perché. Eccoci qua. E come potete vedere ci sono diversi, ovviamente vi spiegherò anche come funzionerà l'officina, vi spiegherò tutto, vi farò un video proprio apposito magari anche sull'officina. Però magari un video extra, non quello della puntata, perché nella puntata ci occuperemo comunque dei vari progetti che comunque ho sbloccato. Non sono tutti, ancora alcuni devo andarli a recuperare, però quelli che mi interessavano di più, quelli più importanti, ce li abbiamo, che sono la spada del fulmine sacro ovvero l'Alexander, la super pistola del tornado, che non mi ricordo però come si chiamava, comunque anche questa è molto molto importante e molto forte, e poi comunque tutte quante le armi, diciamo, finali o semifinali che appunto caratterizzano i nostri personaggi. Questa è una soddisfazione abbastanza personale, perché senza guide e senza niente sono riuscito a trovare comunque gran parte dei materiali e gran parte anche dei progetti, quindi questa è una cosa che mi dà abbastanza gioia. Però no, per il momento aspetta, per il momento usciamo, perché vi ripeto, l'officina ve la spiegherò in un video a parte, è inutile parlarne adesso. Mentre invece adesso sto semplicemente chiudendo, dicendomi che ho fatto tutto il backtracking, ho ripreso tutti gli oggetti che mi erano sfuggiti, non li ho presi prima, in realtà potevo anche prenderli già prima, magari qualcuno se ne sarà accorto, lo avrà scritto. Vi ho fatto vedere comunque l'ubicazione delle chiavi, in modo tale che qualora voi vogliate prendere gli oggetti contenuti negli scrigni, appunto, a differenza mia che ho aspettato praticamente la fine del gioco per prendere questi oggetti, potete senza ombra di dubbio prenderli e ovviamente ottenerli prima. Non ci sono oggetti particolarmente OP. Più che altro ci sono costumi, ci sono abbigliamenti alternativi per i personaggi che possono essere interessanti, però credo che tutti gli oggetti migliori provengano dall'officina e dal crafting successivo all'officina. Quindi per il momento è tutto, spero che questa puntata possa essere stata di vostro gradimento e noi ci vediamo nella prossima, dove non vedo l'ora di poter utilizzare finalmente l'officina. Bye bye!